Cosa è successo? Ti ha spadato? L'ha rialzato, porca miseria! Tappa tutto! Tappo tutto? Vai! Vai! Tappa! Tira! Tira! Buonasera! Buonasera, bellezze! Come state questa sera? Questa è la prima funzione di Berto il Trapano. Oh! Capito? Trapana tutto! Trapana davvero! Wow! Decidiamo la squadra di oggi, la squadra di azione, perché oggi dobbiamo ammazzare quella vacca della rapitrice, uccidere la volpe e bannarla oggi e cacciarla. Giorno, Sì, per favore, ti prego. Perché vi ricordo, da mesi. Abbiamo deciso che quando finalmente riusciremo a ucciderla, da vincitori la cacceremo, perché cacciarla da perdenti sarebbe stato tutti felici. E poi la cacciamo. Allora, voi sarete nella base della rapitrice, ok? Noi abbiamo la volpe, ok? Noi abbiamo la sua volpe, l'abbiamo già rapita e sta segretamente nascosta. Dovremo attirare lei. Quindi voi a un certo momento dovrete far sì che il nostro attiramento funzioni. Dovrete portarle il messaggio dove è la volpe che è stata rapita, insomma. Poi vi dico. Poi la squadra nostra invece sarà alla trappola e si occuperà del corretto funzionamento della trappola, giusto? E faremo fare boom. E fare un bel boom insieme alla sua volpe. La terza squadra, che apparentemente non serve a niente, ma in realtà serve tantissimo, è proprio il caposaldo di questo piano. Cosa dobbiamo fare quindi? Non ha un incarico, però sono sicuro che stando a disposizione, pronta a volare con pozioni di speed per di più, la squadra tutto fare. Sarà pronta a un intervento celere. Ok, fatevi le pozioni di speed. È una cosa utile. Anna, sta arrivando subito il nostro poké. Vado subito. Vai un poké a prenderlo. Ok, allora, io ho diverse opzioni. Infatti dovrete votare voi cosa diremo alla rapitrice. Opzione A, Cico, prendi appunti, ok? Ho prendendo appunti, ce l'ho il taccuino. Allora, mettiamo un sondaggio altrimenti con tutte e cinque le risposte. Sono tre, ho detto, non cinque. Ma tu sei stupido a quanto pare, vabbè. Opzione A, va bene, poi le possiamo elaborare meglio. Se no scrivi due idiozie che non si capisce nulla. Allora, opzione A, Feri, che la rapitrice sicuramente ti odia. E ti spiego subito perché, sei una ragazza e lei è molto odiante verso le altre ragazze. Perfetto. Morirai, te lo dico. Però questa è un'opzione. Ok. Però non puoi rifiutarti se verrà scelta, cioè così e basta. E praticamente noi diremo alla rapitrice che tu stai coccolando la sua volpe. Lei sicuramente lì andrà su tutte le furie. Immaginate se vi dicono che tizia che vi sta sulle balle vi ha rubato il vostro animale. Cioè, domestico, lì è la lì esci di testa. E lo sta pure coccolando lì. Io. O poi impazzisci. E questa è la 1. Opzione 2. Le diremo che un altro che le sta sulle balle, non lo so. Io le sto molto sulle balle. Che esatto. Io le ho rapito la volpe per torturarla. E quindi arriverà. E ovviamente le diremo dove sta. Lei arriverà in teoria di corsa. Noi dobbiamo fare in modo che lei arrivi talmente di corsa da non ragionare. Cioè deve essere presa da un impeto di furia, avete capito? E di avere fretta, che magari sta per morire la volpe così. Esatto. Okay, piano C, sentiamo. Piadina la sta aspettando per un appuntamento sensuale. Ma non è che mi one shotta, dovessi andare io. Oh, è combattuta però, è veramente combattuta. Non quali stavi pensando prima? Non è combattuta. Non è combattuta. Io sapevo che sarebbe uscito Piadina. Ma io lo sapevo, me l'aspettavo. Perché quando noi mettiamo qualcosa, siete dei pervertiti, come posso dirvelo? Posso dirvelo, siete veramente dei maialini. Sono un po' molesti. Perché ogni volta che c'è qualcosa di sensuale, zac, quella. Allora io ho visto che di là c'era Piadina che stava facendo su e giù con la rapitrice, credo. E infatti sì, non so che cosa stava succedendo, però mi sembravano cose sessuali. Adesso ci entro. Non ci credo, Non vogliamo vederle. Non sei neanche visibile, Lion. È la fine. Faccio toc toc. Permesso. Rapitrice. Non sto entrando, sto proprio dietro la tenda, proprio educato. Ha detto che c'è? Posso entrare un secondo? Puoi entrare solo se guarderai a terra. Va bene. Guardare le piadine. Allora, cosa intanto, c'è lì dentro? Com'era il comando per riempire la bottiglia? Non mi ricordo. Era Stormax. No, era Bottle Stormax. Bottle Stormax, lo sapevo la prima parte, grazie. C'è scritto permesso. Ma io qui avevo spizzato una volta, Ok?
Mi sa che la migliorata. No, ho visto una roba bruttissima. Ho visto, c'è Piadina tutto schiacciato sotto i pistoni. Oh mio Dio, ho visto dalla live. No, è terribile. Che roba. È terribile. Oh mio Dio. È terribile. Ha urlato a terra. Devi guardare terra. Sono uscito. È terribile. Infatti Piadina mi ha poccato. Mi ha fatto tutto cosa? Cosa sta succedendo? No, mi ha incastrato tutto dentro i pistoni. Non dai, dito visto, tutto che incastrato. Schifo, tutto ribaltato, devi aiutarmi te, non posso muovermi. Ascolta, io posso. Tra l'altro, tu sei parte integrante del piano, ti devo portare via. Aspetta. Cosa? Posso prendere Piadina? Ti ha un po' insultato, però, Cosa mi ha scritto? Ha detto roba così brutta. Poca esperienza. Adesso. Ho preparato qualcosa apposta. Questo lascialo fare a me, ok? Questa è la parte del messaggio romantico che faremo recapitare a lei, dove tu la inviti a passare questo tempo d'amore. Va bene, devi usare qualche terminologia che uso anch'io, eh. Allora, io direi che qua mi metto una musica romantica, però, per ispirarmi. Romantica? Cara Vacco, no. No, vabbè. Male, mi uccide. Ma mi piaceva. Cara bellezza mia. Ma che bellezza. Ti scrivo questa favella per invitarti, ok? Paga è stato messo in una bara, ho letto. Mi ha scritto, vabbè. Non ci interessa. Questa è per invitarti a una delle nottate più hot della tua vita. Ram. Insieme a me c'è Volpi. Bacco. Che la traumatizzeremo. No. Con indicibili scene. Di love. Divine follie. Di divine follie. Ma la creatura. Se non viene per farci cose, non ci viene per ammazzarlo, insomma. Ora è traumatizzata. Ma io, ok, ci sono. Sono non invisibile. Sarà però. Pericoloso. Non no, devi per essere niente. Invisibile. Quanto ne hai? In chat stanno scrivendo Piadina calda 100 blocchi da te. Vabbè, ragazzi, serve del latte. Siamo diventati davvero i gufi di Tinder, porca esatto. Stavo per dire io. Tieni. Male. Ok, faccio il postino dell'amore. Esatto. Ok, allora voi andate sopra e iniziamo a prepararci perché non c'è tempo. E io infinito, più che altro c'è qualcuno che dovrebbe stare invisibile. Qui. Che quando cadono e attivi le cose, piazza tutta l'ossidiana qui. Così almeno non posso. Dammi l'ossidiana, me ne occupo io di questa parte. E anche ti mi servono 30? Pozioni di invisibilità, mi basta 30. Ce n'ho una io se vuoi, ti ne basta date una? Due. Va bene, basta. Allora, Fairy, sì. Anna, sì. Estre, sì. Andate di sopra alle leve di azionamento. Fatti trovare ad aspettarla verso lì. Fatti trovare lì. Hai un fiore, qualcosa di hot? No. Vabbè. Con questo, ho il bambù. C'ho le cose, c'ho le queste qua. C'è Alex che scrive uccello volato è. Okay. Che è diventato Yoda. Ok, silenzio. Cosa? Il totem! L'ho cavato. Allora, Piadina, io sono posizionato, ok? Darò io il via per il momento dell'attivazione della trappola, d'accordo? Okay. Non fate niente finché non saremo messi. Siamo pronti. Ok. Tu puoi anche provare a cavarti i pantaloni verso una. Eccola! Attenzione! Okay. Ce l'abbiamo! Noi siamo in posizione. Dalle il benvenuto, Scrivo? No, deve essere una cosa privata e segreta. Dov'è la volpe? Dov'è la volpe? Mi sa che è un po' arrabbiata, Sei un po' arrabbiata. Cerca di calmarla. Chiedi. Guarda. Fai dei gesti. Dei gesti tipo così, no? Quelli cateo, ti incateno tutta, Dov'è? No, ha scritto di qua. Guarda, metto anche la barchetta. Sembra arrabbiata. E Lion, appena scendono, mettiti l'armatura perché potresti prendere danno dalle esplosioni, Aspetta, l'esplosione non sarà immediata. Lei brutalmente lo ha spintonato sotto. Vado a spizzare. Magari era meglio se comunicava con un libro, porca miseria. Incomincia la tua attività, ok? No, continua. Ascolta, prova a far vedere che ti togli i pantaloni. Ma è sto gioco. Magari se li togli anche lei, non credo. È molto improbabile che lei si faccia persuadere. Credo però che sia arrabbiatissima. Ok, comunque, non funziona, rimettiteli, se non muori prima. No, okay. Ok, che questo amore sembra un po' violento. Uso la tattica del bambù. Okay. Prova. No! Cosa è successo? Ti ha spadato? L'ha porca miseria, tappa tutto! Tappo tutto? Vai! Tappa! Tira! Sono partite! Le bombe stanno andando! Signori! Le bombe stanno andando! E vai! Le bombe stanno tappa andando, tutto, attenzione! Tappa tappo meglio! Tappo di più! Sta scoppiando tutto! Tappo di più! Attento. Sto tappando Real Good, amici! Ok?
Mi rimetto l'armatura che qua se no ci lascio le penne, c'ho anche sbobello. La vedo fa cose strane però, eh. Cosa sta facendo? Cosa sta facendo? E non lo so, forse la vedo saltare talmente in alto che ci raggiunge quasi. Ma è ferma. È ferma, è sotto, è nel fondo. Cosa faccio? Scappo, scappo, perché se mi faccio vedere che sono io, se si vede il nome, qua è finita. Colpo di grazia, prova a dare il colpo no, di perché mi vede, non posso farlo, non posso farlo. Dobbiamo scappare pure noi allora. Il nome, non possiamo far vedere il nostro nome. Scappate voi, scappa, voi dovevate già scappare. Me. Via, via, vi apro la porta, uscite, uscite, ha andate da dove no, volete. No, la volpe è morta. La volpe è morta di brutto, ma lei è morta? No, no, è ancora lì viva. È lì viva, raga. No, è lì ragazzi, viva. Sta uscendo, raga, sta uscendo. Via, via, via. Abort the mission. Abort the mission, ripeto. Mission fallita. Mission failed. Mission failed. Ma mannaggia, ragazzi, chi sono io? Via, 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 via. Datevi alla macchia. Tutti nella bosca. Nella bosca. Tutti nella bosca. È andata male. È andata male. È andata male. Ripeto, è andata male. È andata male. È andata male. Male, è andata male. Missione fallita. Missione fallita. Allora, tutti quanti. Jerry che paga, fatevi trovare a fare qualcosa nella sua base, qualcosa di utile, così non pensa che siate voi. Facciamo. Allora, Faye, Anna e Stre, tornate a casa nostra, alla Ziggurat. Cico e Alex, corriamo. Fatevi trovare vicino alla sua base, ok? Non invisibili, non invisibili. Okay. Sono anche dentro io, guarda. Ok, Piadina, tu corri da lei. Sono nudo, corri là, sono corri da lei, scusati, dille che non ne sapevi niente, scrivilo già da adesso. Scusi, faccio il possibile. Non dire scusa, di Rafi che è successo. Rafi che è successo, hai ragione. Che imbecille che sei però, mamma mia. Non lo so, ma io sono, no, non mi perdonerà mai, sono morto, raga. È finita la mia vita qua dentro. No, perché tu devi chiedere. Ha detto che hai ucciso la volpe. Di che non sapevi niente. Di che non ne sapevi, bravo. Non ne sapevo niente, giuro. Ok, calmi. Ma non mi sta credendo tanto, mi sa. Di che non ne sapevi, insisti, non ne sapevo niente. Ha detto che sei morto. No, dille. È stato qualcuno. Ma lei è incazzata come una iena. Lei non ha ancora detto che cosa è successo. Piatina non dovrebbe saperlo. Chiediamo. No, è successo, chiediamo. Chiediamo perché così, dai. Capito? Facciamo andiamo alla sua base, ok? Tutti, così facciamo finta che che ci siamo preoccupati. Cosa facciamo? Sto arrivando anch'io, aspettatemi, io che non adesso... posso, sono invisibile, mi serve il latte, aspetta. Ok, prendete il latte. Ma a fare cosa? Cosa? Mi hanno scoppiato la volpe. Ok, noi no. Non era molto che convincente. Che significa noi non no? Siamo non sei. Noi non siamo stati. Cacchio. Questo è un po' un casino. Che tragedia. Sei invisibile, no. Aspetta che ti prendi il latte. Bravo, bravo, sbrigati. Senti, se vuoi dico qualcosa di sospetto, tipo, oh come mi dispiace. Grazie, Alex. Sì, no, Otto, come mi dispiace, detto da te, è una presa per il culo. Tieni. Appunto, così ti prendi la colpa, scemo. No, aspetta, non è ancora il momento di prendere nessuna colpa. Fate saltare fuori il colpevole entro 5 minuti. No, raga, è finita. Beh, non può farci niente, raga. Cioè, non può farci niente. Quella è pazza tutta, Dil, non ne sapevo niente. Qualcuno deve avere intercettato il nostro appuntamento. Easy. Ok, gliel'ho scritto. È ma così pensa che è colpa di Cico che era il messaggero. No, ma vabbè, dai, io non ne sapevo niente neanche io. Perché lui lo sapeva, era l'unico effettivamente. È vero. A chi l'hai detto? A chi l'ho detto, Oh, a chi no. L'ho detto? Ma perché non mi hanno dato Cico? Va bene. È colpa sua. È colpa sua sicuramente. Perché sembrava sus effettivamente. Cioè, se ci pensate, è lui che ha portato il messaggio. È lui. Ma io non ero lì. Io ero lì della cosa della rapitrice. Sì, tu sei sus, ormai è colpa tua. Ormai è colpa tua. No. Cico. Cico. No, io no. Vieni, okay, brutto. Ho un'idea. Individuo maledetto. No, senti, fammi chiudere, io vengo col tutto, però devi farmi chiudere. E cosa le devo dire per farti chiudere? La peggiore sarebbe farlo chiuderlo e ucciderlo in grande stile. Io sono qui sotto. Pianina, scrivilo tu. Ok, Rapi, la non pena dovresti peggiore. Ucciderlo. La pena... La peggiore è la gabbia. Ok, ma che si priva meno del movimento. Male. I cuoricini mancano qua, i cuoricini. Che dice? Lo butterò qui dentro per dove nel sarcofago. Secondo me no. Poi secondo me ti preparerà. Sì, questo infatti è una stupidaggine. Penso che ti preparerà una prigione vera però. Perché questa è una stupidaggine stupida veramente. Vuole uccidermi. Perché no. Per ora non ha una cella, si vede. Suppongo che non abbia una cella.
Ok, allora ascoltami bene, non scappare per adesso. Ti facciamo scappare noi, perché se scappi adesso si arrabbia. Ti sento soffrire. Ma buttamela via questa. Di qualcosa, di tipo, di tipo che schifo. Ma l'hai colpita? Perché ha preso il fuoco? Sì, l'ho colpita, devo dimostrarvi un po'. No, so che sei le pili mazzate. Vabbè, sì, un po'. Non ci crede, cioè. Effettivamente un pochino sì. Scrivile no, la volpe è morta, poi la inciti troppo, meglio di no. Volpe no, no, morta. No, 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 che ne so, tipo, no, basta, fammi uscire, voglio uscire. Eh sì, bravo, fammi uscire, fammi voglio uscire. Uscire, ti prego. Ok, ok, allora noi nel frattempo ce ne andiamo, però non tutti. Per oggi è tutto, e Lion out.